Gennaio 2021, oggi andiamo sul Magnodeno, partiamo dalla funivia, da piazza della funivia e prendiamo i sentieri che dopo vi indicherò qui sotto, proseguiamo tranquillamente il sentiero escursionistico, dato le condizioni meteo, occhio al ghiaccio, occhio al freddo, occhio a tutto, sempre in sicurezza, sempre a normativa di legge. Farvi capire, questa qui è la funivia di Erna che parte da Versasio. E questo qua è l'inizio del sentiero. Occhio ghiaccio, cominciamo. Noi dovremmo arrivare, non so se riusciamo a vederlo. Questo è Erna, Giumenta, il sole e in zona lì. Il sole bacia i belli. Andiamo in quella direzione lì. Dopo aver fatto una piccola tratta di sentiero, si esce su una strada dove ci sono le macchine, occhio, che porta all'agriturismo di Deviscio, eccolo qua, dove si riprende ancora una volta il sentiero principale. Questo qua è il numero 1, è il più famoso in assoluto, eccolo qua, segnalini, indicazioni, tutto quanto. Ed è anche il sentiero famoso della Rese Gap. Questo è famosissimo, porta ovunque sul complesso. E niente, partiamo e andiamo. Principalmente questo video sarà un po' un video educativo, tra virgolette, su dove, come prendere il sentiero, dove andare, e poi qualche foto. Ogni volta che incontreremo un incrocio, tra un po' arriva uno, vi farò vedere un attimo dove andare e piano piano camminiamo insieme fino ad arrivare dove riusciamo a arrivare. Questo è il bivio. A destra si va a Campo dei Boi, anche lì un bellissimo posto. A sinistra, sempre sul numero 1, tiriamo dritto, andiamo in bocca al Resione. Stiamo arrivando al bivio dove c'è la Stoppani e dove si può deviare per andare in Erna. Questo è un sentiero che di solito si fa, però noi andiamo verso di qua. Da questo bivio si può andare da questa parte qui, si va prima alla Creta Costa, che sono queste case che si vedono qua dietro, Costa Bassa forse si chiama, perché c'è anche Costa Alta. C'è una chiesetta molto bella con un panorama sull'Ecco da vedere. Poi si va alla Stoppani e si punta principalmente in Erna. C'è anche la possibilità di andare a fare il secondo pezzo della ferrata gamma 1 che è chiusa, o altrimenti proseguendo mi pare che forse c'è la possibilità ancora di tagliare, recuperare e andare ancora verso il Resigone, però principalmente è Erna di qua. Noi andiamo dall'altra parte, come ho detto, fatto prima, vedere o dopo, dipende da quello montato, e puntiamo al Magnodeno, che adesso non si vede più, rimane di là ma non si vede più la cima perché è coperto da un po' di montagne. Davanti a me c'è il Resigone, noi continuiamo dritto, anche il Pass del Fuoco volendo, e poi a un certo punto diremo tutto a destra, faremo costa, saliremo e faremo in costa, saliremo e diremo. Se siete interessati a altre gite in questa zona, nostro blog, Aditi, in alto a destra cerca, scrivete il nome del posto in cui volete arrivare e uscirà il post e da lì. Esatto. Come dicevo prima, davanti a me Erna, Resigone, Giumenta e là nascosto da Magnodeno. Prossimo bivio,
da quella parte lì si va in Erna, si arriva ancora al Rifugio Stoppani, si riesce a fare un piccolo circoletto per non fare una rampetta, e invece dall'altra parte, dove andremo noi, destinazione Paterfu o Magnolino, costa. E un po' di panorama, costa col panorama. Noi seguiremo questa strada qua, c'è scritto anche sentiero didattico, e ci vediamo al prossimo video e alle prossime immagini. Siamo arrivati adesso a un bivio un po' strambo. Questo bivio è un po' difficile da individuare. Allora, da qua giù arriva il sentiero didattico. Da lì continua il sentiero didattico dove continuiamo anche noi. E si vede, vediamo un po' qua, questo è il cartello dove dice che noi, no, non c'è, non lo dice, arriviamo da zona costa e andiamo sul Magnodeno. Fidatemi, fidatevi, si va su, sempre su. Ultimo bivio di incrocio col sentiero, indicazioni se l'hai mangiato ancora l'albero. Questa è l'ultima deviazione per il sentiero che porta anche al campo dei boi, segnalato anche col pallino rosso. Noi a sinistra seguiamo questo e adesso puntiamo al Magnodeno. Non dovrebbero esserci più altri bivi, altre cose, credo, per un bel po'. Momento di pausa vicino al fontanino perché c'è giù troppo ghiaccio e quindi ramponcini e preparazione. Ci vediamo dopo. Montati i ramponcini, adesso siamo pronti a ripartire. Questo qui è un po' quello che si vede dal sentiero. Siamo nel bosco, siamo nel versante in ombra, quello Erna. Siamo nel versante bosco, nel versante oscuro del bosco. E sta arrivando piano piano il sole, ci accingiamo ad andare in quella direzione lì, sempre avanti con i ramponcini fluo sexy, sexy, sexy. Ok, andiamo. Ok, rettifico tutto, c'è ancora un altro incrocio con il sentiero didattico, stiamo arrivando, ma che non c'è, ma che io so che c'è. Faccio vedere. Noi arriviamo da là, c'è il cartellino qui, che si congiunge ancora la Stoppani e il campo dei boi. Ma qui, direzione Campo dei Boi, so che c'è anche il sentiero didattico. Questo lo so, ci sono capitato una volta. Quindi anche qui è un altro bivio. Noi invece, dal cartello, iniziamo verso la parte di salita. Di salita fino alla cresta. E viene la morte. Intanto sul percorso si possono trovare delle scorciatoie, qua ne ho passata una, e congiunge questo sentiero a un altro sentiero che viene su da Campo dei Boi. Molto bello panoramico, ma da fare solo quando non c'è giù ghiaccio o neve, perché è abbastanza ripido. Proseguendo, eccolo qui, un cartellino, Magnodeno, e con la tipica salita del Magnodeno in piedi, in piedi, in piedi. Ok. Il lato positivo però adesso è che siamo fuori dal bosco e quindi il panorama è molto 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 più bello, si vede di più, oggi è anche una bella giornata, un pochettino fresco, però
Meglio così. Meglio così. Carino, no? Ok. Verso quella palla là. Superata la salita, solo che d'estate è ricoperta da erba, d'autunno quella gialla, ma molto scivolosa. C'è un altro pezzo da fare un po' nel boschetto, carino il gioco di luci qui, molto bello, tipico della stagione. Andiamo avanti ancora un po' di qua, sempre sulla principale, sul sentiero principale. Tra un po' toccheremo sulla cresta, anzi già là si intravede l'uscita. E da lì ci inizierà il panorama, quello bello, e l'ultimo tratto per arrivare alla croce. Qui altri vari scorciatoie e anche sentierini per andare a vedere punti panoramici. Un po' di vento, giustamente, in mezzo c'è vento, e questa è un'altra indicazione. Rifugio Stoppani 25A, da dove arriviamo noi. Il campo da buoi è il 26, io ho una relazione col 26, e dall'altra parte invece sempre dritto si va. Adesso farò la cresta, quella che manca per il bivacco, un po' di vento. Ultimo tratto del Magnoleno, c'è una catena, vedete, in modalità vento, c'è una catena, niente di complicato, solo che è abbastanza un po' esposto e poi adesso sciola molto, rampuccini obbligatori, e siamo quasi arrivati, 5 minuti siamo arrivati. Adesso qui il trattino con le catene, anche giù inizio il pezzettino. Guarda un po' che bello. E le segone. Ok, dai, manca poco, poco poco. Ok, siamo arrivati. E voilà. Benvenuti in cima. La croce. Il bivacco. Questa è una piazzola per gli elicotteri. Un po' di neve c'è. Adesso vi faccio vedere un po' dalla croce cosa si vede e poi si mangia. Lì è zona Valcava. Si va giù in zona Milano, zona milanese. Ci avviciniamo sempre di più, ecco, questo è il Varro, e là abbiamo Cornizzolo, Birone, Canzo, Regallo, giù in fondo, oh, c'è quello là gigante, non mi ricordo mai come si chiama, ve lo scrivo sotto. San Primo tutto innevato, e qui arriviamo, aspetta che scendiamo un gradino, tic-tac-tac-tac. Tutto questo si può vedere dalla croce, c'è un panorama spettacolare da questo punto, e adesso vado a mangiare perché ho fame. Sì, ho fame. Questa qui è una panoramica dalla piazzola dell'elicottero. E guarda anche il resegone da questa parte qui. Tutta la cresta, giù di là. Per poi tornare
alla croce. Ecco qua. Un pranzo. Poi riprendiamo tutto e ritorniamo giù da dove siamo arrivati. Niente cose strane oggi. Stesso percorso d'andata per il ritorno. Iniziamo la discesa, c'è solo quello il venticello per via della che siamo in cresta. Il pezzettino qui con le catene senza ramponcini erano bestemmie, quindi portati sempre appresso, sempre, sempre, sempre. E niente, ripercorreremo adesso lo stesso sentiero dell'andata, stessi passi, stesso tutto. Vediamo se mi viene voglia di fare qualche deviazione, ma boh, adesso vediamo, non è un problema. E niente, continuo a fare un po' di foto e vediamo. È il primo video, siate clementi. Mentre scendo con i ramponcini, arrivo al punto in cui devo togliere i ramponcini. Una comodità assoluta dei ramponcini, non devi neanche preoccuparti più dell'equilibrio, ci pensano loro. Adesso siamo qua alla cascatella che abbiamo visto all'inizio. Tolgo i ramponi, i ramponcini, tolgo i ramponcini, ramponi tanta roba e continuo. Siamo tornati a Costa Alta. Faccio ancora ghiaccio alla fontanella, quella dove c'era il bivio per andare a Stoppani e in Erna. Ci stiamo avvicinando, stiamo tornando sempre più giù. Ok, ho rimesso la mascherina perché ormai siamo quasi vicino all'arrivo, cioè alla partenza. Magari le persone, la possibilità di incontrare, di incrocio è troppo elevato, quindi rimetti la mascherina e andiamo su sicuro. Ogni volta certo che incontri una persona su un sentiero, massima attenzione, quindi mascherina o allontanamento. Lasci passare, c'è spazio per tutti. Allora adesso sono sulla strada, l'ultimo pezzettino che collega il sentiero. E ci vediamo alla macchina per la chiusura. Siamo tornati alla macchina, il giro è finito. Adesso vi lascerò tipo qui tutti i dati che sono stati fuori dal GPS. Vi consiglio di andare a vedere anche altri post, altre uscite. Vi linko sotto qui tutti i link dove è possibile andare a vedere sul nostro blog per altri spunti, idee e cose da fare anche se chiusi in quarantena, tutte quelle cose così, diciamo così. Ovviamente tutto rispettando le normative vigenti e stando sempre attenti, usando sempre il cervello. Se vi è piaciuta questa uscita, se volete vederne altre e volete darci una mano, sarebbe male l'idea di cliccare sull'iscrizione, seguirci, condividere e vediamo cosa ne viene fuori. Dai! È la prima andata. Ciao.